I cantarelli sono dei funghi molto apprezzati e ricercati. Questi funghi, cioè il Cantarellus tubeformis e il Craterellus lutescens, condividono l'habitat con alcune specie che possono essere raccolte per sbaglio. Tra queste specie, una che si incontra molto di frequente nei boschi svedesi, ma presente in tutta Europa, è il Cortinarius semisanguineus. Questo cortinario appartiene al sottogenere delle dermocibe, caratteristicamente di piccola taglia, con lamelle gialle, arancio o rosso vivo, cappello non igrofano e mai vischioso e gambo non bulboso. Sembra tutto molto complicato, ma alla fine l'importante è conoscere bene e saper riconoscere questo fungo. Lo dico subito perché sia chiaro, si tratta di un fungo che contiene la micidiale orellanina, una tossina mortale e subdola. Devo dire che ogni volta che mi trovo davanti un fungo mortale, non posso fare a meno di sentire un brivido per la schiena. Il Cortinarius semisanguineus cresce prevalentemente in boschi misti, in rapporto micorrizico, sia con conifere che con latifoglie, soprattutto betulle. L'habitat tipico è appunto questo e qui l'ho trovato. Cresce su suolo acido, spesso in mezzo al muschio, in piccoli gruppi da fine estate fino all'autunno inoltrato. Il cappello è liscio e non igrofano, di dimensioni tra i 2 e i 6 cm. Inizialmente convesso campanulato, ma poi si espande e tende a spianare, mantenendo sempre un umbone caratteristico. Il colore è bruno o marron tabacco e il margine può essere ricoperto di fibre che si frammentano in piccole scaglie. L'imenio è caratterizzato da lamelle fitte, adnate o leggermente smarginate, abbastanza spesse e larghe, intercalate da lamellule e di colore inizialmente rosso sanguigno, che poi vira verso un color rosso cannella. La sporata è di colore bruno rugginoso. Il gambo ha una lunghezza che può arrivare a circa 10 cm, è di forma cilindrica, lievemente irregolare, con un diametro che raggiunge al massimo il centimetro, di colore giallo cromo o giallo ocraceo, con la parte sottostante il cappello generalmente più chiara e la base non bulbosa è caratterizzata da un colore rossastro, molto tipico e abbastanza costante, che aiuta a determinare la specie insieme al colore delle lamelle. Il gambo è cavo. La carne è di colore ocra, immutabile, ha odore rafanoide, cioè di radice, che emerge quando si sfrega il fungo o quando lo si seziona. Il sapore è leggermente amarognolo. A questo punto è bene ricordare che basta un frammento molto piccolo di carne per valutare il sapore. La carne del fungo va sempre sputata. Se si osservano questi accorgimenti, anche l'assaggio di un fungo potenzialmente letale risulterà sicuro e privo di conseguenze. Il Cortinarius semisanguineus, insieme al Cortinarius orellanus e al Cortinarius rubellus, di cui vi parlerò in un altro video, è un fungo mortale e per questo motivo è bene conoscerlo e saperlo riconoscere, soprattutto se si raccolgono i finferli. Il fungo è molto diverso se lo si mette a confronto con questo genere di funghi, ma la confusione è dovuta di solito a disattenzione più che alla vera somiglianza tra le specie. Il veleno contenuto in questi funghi è l'orellanina. Non è ancora chiaro come agisca l'orellanina, è una tossina termostabile che inizia a decomporsi a 150 gradi. Il che vuol dire che la prebollitura o la cottura dei funghi che la contengono non sono in grado di alterarla. I danni legati a questa tossina sono principalmente a carico dei reni, ma non solo. La latenza, cioè l'intervallo di tempo che passa tra l'ingestione dei funghi che la contengono e l'inizio dei sintomi, può variare da 3 a 20 giorni. Questo rende molto difficile la diagnosi e subdola l'identificazione dell'agente che causa l'intossicazione.
Se questo video ti è piaciuto, lascia un like, iscriviti al canale e lascia un commento. Grazie per avermi seguito, a presto!